Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Io sono Ines Fortunato e oggi sono qui con Padre Graziano Martorana per raccontare quella che è stata la visita pastorale di Monsignor La Placa nelle sue comunità. Salve Padre Graziano e grazie per essere qui con noi. Salve a te Ines e a tutti coloro che ci ascoltano. Come dicevo prima, raccontiamo oggi questo evento molto importante. Lei è parroco di Santa Maria la Nova e San Nicola di Chiaramonte Gussi e le chiederei di raccontarci un po' com'è andata la visita di Sua Eccellenza Monsignor La Placa in queste comunità parrocchiali. La visita del Vescovo è stata una benedizione, una ricchezza per le due parrocchie e che sono rese conto insomma della vicinanza del Vescovo. Hanno avuto un'idea molto bella e un confronto molto bello con il Vescovo, perché non è stata una visita formale ma è stata una visita proprio pastorale. La gente ha letto nel Vescovo la volontà di incontrarla, di fermarsi a parlare, di stringere la mano, di chiedere qualche informazione di vita, e questo insomma ha lasciato un ottimo ricordo e un'ottima presa nei chiaramontani che risiedono nelle due parrocchie. Lei ha detto delle parole che in qualche modo che evocano anche delle immagini molto belle, perché ha detto il Vescovo ci ha aiutati a sentirci più Chiesa. In che senso? Ma nel senso che la Chiesa è la comunità di chi si prende cura, di chi si interessa gli uni degli altri, di chi scommette i propri talenti, di chi impiega quello che il Signore ci ha dato per il beneficio di tutti. E quindi il sentirsi più Chiesa nasce proprio da questa vocazione a scommetterci sulla parola di Gesù che ci invita a fare sempre qualcosa per gli altri. E rispetto a quei semi di Vangelo di cui anche lei ha parlato, qual è il raccolto che oggi queste parrocchie, queste comunità parrocchiali fanno da questa visita? Il raccolto che fanno è più che altro una riflessione sul dovere scommettersi un po' di più, perché la presa di consapevolezza che ci siamo pochi preti, che c'è un parroco su due parrocchie e 13 rettorie, e questa consapevolezza è stata maturata e le due parrocchie hanno capito che devono dare qualcosa di più in termini di aiuto pastorale, di presenza, per portare avanti la realtà parrocchiale. Certo, un aiuto pastorale che, come il Vescovo ha rimarcato, viene fuori anche dai talenti che ciascuno e ciascuna, appunto all'interno delle comunità parrocchiali, devono mettere a disposizione. Quali sono gli altri suggerimenti che il Vescovo La Placa ha individuato per queste comunità? Punti di forza, eccetera. Ma ancora noi aspettiamo che il Vescovo insomma ci dia la lettera di chiusura, perché ci ha accennato che ci avrebbe dato lui una lettera da leggere in parrocchia, che avrebbe dato un aiuto, uno stimolo in più per continuare il servizio pastorale a Chiaramonte. Ma sicuramente il Vescovo è stato colpito dalla bontà della gente di Chiaramonte, dalla generosità, dei talenti, e ha fatto leva proprio su questo, quello cioè sulla capacità di sapersi scommettere anche senza stare a pensare cosa dice la gente, le lamentele, le critiche, perché altrimenti ci si inibisce e quel bene che siamo chiamati a fare magari lo omettiamo di fare e ci teniamo sempre indietro. Invece il Vescovo ha premuto tantissimo sulla possibilità di scommettersi e sul dovere di scommettersi nella pastorale. E a lei personalmente, come pastore di due comunità anche molto grandi, quindi che presuppongono un impegno importante, a lei cosa ha lasciato personalmente questa visita? A me ha lasciato personalmente la capacità di dire insomma anche le cose così come una le vede, la determinazione del pastore che deve condurre le pecore, e quindi un pastore che dà le linee alla propria comunità secondo quello che è l'immagine biblica del pastore. A me ha lasciato questa capacità di entrare in dialogo, di entrare in contatto con le persone, di saperle ascoltare, insomma ha lasciato questo bel ricordo. Grazie Padre Graziano per averci testimoniato questo momento molto bello, questa visita pastorale di Monsignor La Placa. Grazie per essere stato qui con noi.
Grazie anche a te, Ines, e grazie a tutti coloro che ci ascoltano. E salutiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici. Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.